Eccomi qua con un nuovo tutorial. In questo tutorial vi voglio far vedere come possiamo creare una semplicissima partecipazione con Illustrator. È una partecipazione che ho visto sempre sul web e voglio farvela vedere come poterla ricreare, ma in modo super semplice. Per questo tutorial quindi andiamo ad aprire Illustrator. Ecco qui, andiamo a creare un nuovo documento, andiamo a fare file nuovo. E qui gli vado a dare, io utilizzo sempre la dimensione A4, qui vado a fare 11x17 cm con al vivo, qui gli do 0,3 e gli do ok. Come vedete il 0,3 che gli ho dato è questa parte rossa che serve quando poi andremo a salvare il file e serve per la stampa. Ok, io adesso vado qui e mi vado a prendere lo strumento rettangolo. Mi vado a togliere la traccia e mi vado a mettere un colore. Come colore io voglio utilizzare un blu, questo qui. Vado ad abbassare un po' l'opa, vedete, un po' il magenta per non farlo diventare troppo viola, però vado a scurire un po' il nero. Vado qui e vado a, qui sull'angolino e vado a ricreare la misura 11x17. Eccola qua, qua vado ad abbassare un po' i colori, vedete, a lavorare un po' sul blu. Ok, ora vado a crearmi un rettangolino, eccolo qua, una lineetta, vedete, e vado a fare la linea più scura in questo modo e qui lo facciamo diventare 0,2, largo lo lasciamo 17,6, vedete che prende lo smargine di sopra e lo smargine di sotto, così che abbiamo già il file smarginato. Ok, lo posizioniamo un po' qua. Ora vado a fare invio da tastiera e gli vado a fare 0,4, che è il doppio quindi di 0,2, quindi quello di centro lo lascio neutro e qui gli vado a dare 0,4 e poi faccio copia. Vado da tastiera e vado a fare command D, eccolo qui, vedete, duplico più volte fino a quando non arrivo alla fine. Ok, ora mi vado a selezionare questo e vado a metterci un'opacità all'80, vedete, per farlo ammorbidire un pochino. Ok, adesso io mi vado a creare il cuoricino. Il cuoricino io lo vado a creare con il pennello, mi vado a prendere un colore, mi vado a prendere l'arancio e vado a fare un disegno di un cuore. Vado a prendere la penna e mi clicco qui, vedete, e mi compare questo. Vado qua e vado a fare la stessa cosa e chiudo. Vado qua e vado a fare in questo modo. Ok, fatto questo mi vado a prendere, vedete, la penna arrotonda e vado ad arrotondare un po' gli angoli. Ok, ora sempre con il pennello vado qui a mettermi la traccia, me lo vado a mettere come traccia e vado ad abbassare un po' i colori, vedete, sempre sullo stesso arancione, e creo questo. Vado qua e vado ad abbassare anche un po' l'opacità, vedete? Poi vado nei pennelli qui e gli vado a dare una forma. Eccolo qua. Seleziono e faccio oggetto raggruppa. Ok, e vado a inserire un po' i cuoricini in giro, rimpicciolisco ovviamente, faccio duplica alt, li muovo un pochino. Ok, ora vado a prendermi il rettangolo e mi vado a creare dei box per un'immagine. Mi vado a mettere la traccia, il riempimento, in questo modo, e mi creo con Alt un'altra foto, la rimpicciolisco. Ok, adesso cosa faccio? Vado a fare modifica, copia, modifica, incolla sopra. Premo Shift e Alt e vado a rimpicciolire. Qui mi metto il bianco semplicemente per poter capire come è fatto, vedete, il nostro quadratino. Ora io vado qua, vado a fare modifica, copia, modifica, incolla sotto. Mi vado a prendere col contagocce il blu che è qui in basso. Poi lascio il mouse e vado da tastiera, vedete, mi vado
a spostare qui. Poiché io qua avevo lasciato la trasparenza, qui lo vado a mettere al 100%. E qui vado a scurire ancora di più il blu, in questo modo. Ecco qua, vedete? Quindi, stessa cosa facciamo con questo. Andiamo a fare modifica, copia, modifica, incolla sopra. Shift e Alt, rimpiccioliamo verso l'interno. Andiamo a dare un riempimento bianco e qui vediamo. Poi andiamo a cliccare qui, andiamo a fare modifica, copia, modifica, incolla sotto. Andiamo a spostare, in questo caso prendo il contagocce e vado direttamente a copiare qui sopra. E vado a fare questo. Ora io mi vado a spostare un po', vedete le foto in questo modo, le vado a mettere un po' storte. Semplicemente per dargli un movimento, seleziono questo, quindi premo shift, eccolo qua, e vado a fare oggetto raggruppa, così che mi vado a muovere insieme. Mi vado a mettere un cuoricino qua, premo Alt, rimpicciolisco ed eccolo qua. E qui scriviamo i nomi: Luca e Patrizia, e poi andiamo semplicemente a scrivere dei dati. Vado a metterli qua, vado a scegliermi un font, vado a farlo di un giallino semplicemente per avvicinarmi un po' ai colori. Andiamo a scrivere 10 ottobre 2021. Qui scriviamo, andiamo a scrivere in bianco per staccare un pochettino. Ore 10, e qui scriviamo chiesa, e qui scrivete indirizzi. Io adesso non li scrivo, semplicemente perché poi vanno scritti. Poi ristorante, e qui però andiamo a cambiare il font, andiamo a mettere un font più lineare sugli indirizzi. Quindi andiamo a posizionare un po' tutto, ci selezioniamo. Qua, facciamo mela X e andiamo a mettere la chiesa qua. Prendiamo una lineetta e andiamo a creare un separatore. Andiamo a prendere questo giallino. E qui scriviamo anche i cognomi, quindi andiamo a scrivere qua. Andiamo qua e scriviamo cognome, e qui lo scriviamo bianco. Qua abbassiamo un pochino, selezioniamo tutto e abbassiamo un po', e qui scriviamo anche il cognome qui. Questo lo andiamo a mettere centrato e cerchiamo un pochettino di dare un posizionamento di tutto. E qui possiamo, ok, e qui andiamo a mettere un bel cuoricino e possiamo scrivere si sposano, annunciano. A prendere questo, il matrimonio. Ok, vabbè, adesso è semplicemente impostato così. Poi ovviamente dovete semplicemente mettere il vostro tocco grafico. Adesso io vi faccio vedere come possiamo inserire la foto all'interno di questi quadrati. Ok, ora vado a fare file, inserisci, e mi inserisco questa foto. Ora vado a fare tasto destro, ordina porta in primo piano, eccola qua, vedete, la ingrandisco, poi me la posso anche girare come va qua, mi seleziono tutte e due, quindi la foto di sotto e questa con shift,
tasto destro crea maschera di ritaglio ed ecco la foto che abbiamo inserito. Ora vado a inserire un'altra, file inserisci, andiamo a inserire questa, quindi andiamo su questa, ok, andiamo qua, facciamo tasto destro e facciamo separa, andiamo adesso su questo, andiamo a oggetto, ordina, porta in primo piano, andiamo qui e la posizioniamo all'interno della foto, poi ci selezioniamo questa foto e questa con lo shift, tasto destro, crea maschera di ritaglio. Una volta preparato tutto andate a salvare il file, ok, e vi salvate il file in Illustrator, poi andiamo a fare file salva con nome e lo salvate in PDF e qui gli date salva PDF, vedete? Poi dovete fare tutto in questo modo, andate a smarginare tutto quanto verso questi 3 mm che abbiamo lasciato fuori. Andiamo a selezionare tutto, andate su testo e poi andate a fare crea contorno. Quindi automaticamente trasformerà in contorno i nomi e quando voi lo mandate in stampa non avete problemi di font che non si leggono. Con questo il tutorial è finito, spero che vi possa essere utile per creare le vostre grafiche. E noi ci vediamo al prossimo tutorial. Grazie e ciao a tutti!